L'insieme non è solo la lista civica, ma l'insieme è l'insieme della coalizione, mi piace ricordarlo, perché siamo tutti compagni di viaggio sulla stessa strada. Poi l'insieme nasce da un mio modo di vedere il mondo, da una mia esperienza di lavoro e anche di tipo personale. Ed è benissimo rappresentato questo termine da una frase veramente profonda nella sua semplicità, soprattutto se pensiamo che è un motto che viene utilizzato dagli etiopi, i quali sintetizzano il loro pensiero recitando che se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme a noi. Candidatura di Mario Ladrescina, sindaco di Como, e vuoi prima fila per noi? Allora, sarà un pomeriggio intenso, adesso su questo palco arriveranno delle persone che vi parleranno del cuore, vi parleranno di contenuti e poi soprattutto poi Mario presenterà anche proprio il programma della sua lista, per cui senza ulteriori indugi io chiamo qua a raggiungermi sul palco e lascerò lui il microfono Marco Mainardi, 45 anni, libero professionista, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Ciao a tutti, dico ciao perché ormai siamo insieme, stiamo percorrendo questa avventura tutti insieme che ci porterà alle elezioni dell'11 di giugno. Quindi grazie a tutti per essere qui, grazie alla stampa, agli organi di informazione per aver accettato il nostro invito. Fratelli d'Italia è orgogliosa di aver contribuito alla ritrovata unità del centrodestra Comasco, che ha dato vita alla candidatura di grande spessore dell'amico Mario Ladrescina. Quindi personalmente io ringrazio Mario per aver accettato questa sfida, per aver accettato di correre con noi e per aver accettato questa grande e impegnativa avventura. Grazie Mario dal profondo del cuore. Noi a Como abbiamo deciso di dar vita ad un progetto pilota, un progetto un pochino diverso, assolutamente nuovo per Fratelli d'Italia, un progetto fortemente voluto dalla nostra dirigenza nazionale, dalla Presidente Giorgia Meloni, che lo ha appoggiato al 100% e per questo voglio ringraziare personalmente, un progetto che potesse racchiudere le tante anime diverse del centrodestra della città. Abbiamo voluto ragionare con l'anima conservatrice, abbiamo voluto ragionare con l'anima liberale, con l'anima sovranista e perché no anche con l'anima cattolica di Como, ed è nata così una lista di candidati estremamente competitiva, una lista di candidati eterogenea, una lista che rappresentava e rappresenta un po' tutte le categorie che racchiudono proprio quelle tante anime diverse ma con un denominatore comune che ben possono figurare nel dare rilancio a questa splendida città. Nella lista di Fratelli d'Italia con orgoglio posso affermare che tutti corrono e tutti correranno per dare il massimo, dal primo candidato all'ultimo,
tutti i giorni fino all'ultimo giorno di campagna elettorale, e sottolineo, e lo dico con una punta di presunzione e di orgoglio, che non abbiamo ricorso, come purtroppo molte volte accade nel panorama politico, allo squallido trucchetto del riempista. Noi abbiamo puntato sul rinnovamento, abbiamo voluto puntare sul rinnovamento. Solo il nostro consigliere uscente Marco Butti, che è anche il nostro capolista, tutti gli altri candidati rigorosamente sono stati presentati in ordine alfabetico, appartiene, come sapete, alla precedente tornata amministrativa. Noi vogliamo portare avanti una campagna elettorale sobria, sia dal punto di vista dei contenuti, ma soprattutto del controllo della spesa, che crediamo sia doverosa e rispettosa in un momento difficile della situazione economica del nostro paese, ma una campagna assolutamente ricca di contenuti. Tutti i candidati e i nostri dirigenti, e per questo ringrazio anche il nostro coordinatore cittadino Massimo Mascetti, che vedo in prima fila, il nostro responsabile di campagna elettorale, che si stanno impegnando a fondo per dare vita a degli eventi che vogliono affrontare argomenti di grande interesse sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto della collettività. Io non voglio tediarvi oltre perché la giornata sarà lunga ed intensa, poi Mario dovrà parlare del dettaglio del programma, che è quello che interessa a tutti. Siamo sicuri di fare ampiamente la nostra parte e di farla bene per dare sostegno a Mario e per fare in modo che Como possa finalmente avere il sindaco che si merita. Grazie. Grazie Marco Mainardi. Allora proseguiamo con Fabrizio Turba della Lega Nord, 47 anni, imprenditore, già sindaco di Trento, assessore della comunità montana, a quello Laviano. Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno nel rispetto che ci vuole per questa città che è stata poco rispettata in questo periodo. E saluto ciao a tutti gli amici che vedo qua, che si sono impegnati e che si impegneranno soprattutto da qui in avanti per dare un futuro a questa città. Io ringrazio i militanti della Lega Nord, ringrazio principalmente il segretario cittadino Alessandro Locatelli e anche noi, come tutti gli altri, diciamo, ci siamo trovati o ritrovati dopo qualche anno di sbarramento. Siamo orgogliosi di partecipare a questa grande sfida. Ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo ragionato su un programma comune, abbiamo trovato tutti assieme una persona valida che riteniamo sia in grado di portare avanti questo programma, di essere lui la guida. Francamente, consentitemelo di dirlo, l'amico Mario Landrescina non ha bisogno di presentazioni, perché lo presenta quello che ha fatto nella sua vita, quello che sta facendo. Sono i fatti che parlano per lui, sono i fatti, sono le azioni come noi della Lega Nord siamo abituati a fare. Noi siamo presenti sul territorio, anche sulla città da Como, da tempo. L'ascolto dei cittadini è una costante, il gazebo per noi è sempre stata una costante e abbiamo rilevato quali sono i bisogni minuti e le grandi necessità di una città che dovrebbe diventare moderna, improntata al futuro, che oggi non è. Quindi io ringrazio tutti voi che vi date da fare, che vi mettete in gioco, che darete anima e cuore per la vostra città, per i vostri cittadini e soprattutto per i vostri figli e per i vostri nipoti, affinché questa città possa essere un posto dove vivere bene, in tranquillità e in sicurezza. Buon lavoro a tutti, mancano 30 giorni, saranno i 30 giorni, penso, più faticosi ma più belli della vostra vita, ve lo dice uno che è già la seconda volta che ci ha provato con successo. Grazie a tutti. Buongiorno.
Grazie Fabrizio Turba. E allora passiamo della lista civica insieme per Mario Andrescina, 59 anni, dottore commercialista, membro della commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, socio fondatore dell'associazione culturale Festival della Luce Lecomo, Marco Rezzonico. Buongiorno a tutti, mi dovete consentire di dare parlare un attimino della genesi di questa nostra lista civica. Mario è venuto un giorno nel mio ufficio con altri amici e ci ha detto, mi hanno chiesto appunto i partiti del centrodestra di essere il loro candidato sindaco di coalizione, però a me piacerebbe avere una lista civica che sostenga questa coalizione. Benissimo, ci proviamo, abbiamo cominciato con un lavoro, un laboratorio di idee tramite il quale abbiamo cominciato a con persone tecniche sui vari problemi cittadini studiare tutte quelle che erano le problematiche per capire se potevamo fare qualcosa tutti insieme per questa città. Allo stesso tempo, una volta raggiunto questo studio, una volta portato avanti questo studio, abbiamo dovuto cominciare a cercare i candidati, Mario Andrescina li aveva ben individuati dal punto di vista delle qualità. Non dovevano essere iscritti a nessun partito e non dovevano richiedere nessun tipo di carica. Non è stato un lavoro semplice, abbiamo incontrato tante persone che a malincuore, perché poi è sempre difficile dire a uno sì e all'altro no, però abbiamo scelto un gruppo di persone che rispondevano a quelle che erano le caratteristiche che Mario Andrescina insieme a tutti noi avevamo deciso che dovevano avere. A questo punto si è partiti chiaramente con un discorso di programma. Un discorso di programma accompagnate chiaramente a livello di coalizione ed è uscito un lavoro difficile, interessante per me, che è la prima volta che mi occupo di politica a livello pubblico, è stata un'esperienza entusiasmante e molto faticosa. Tra noi non c'è nessun leader nella lista, abbiamo Elena Negretti che è stata nominata capolista per il fatto che è quella che ha lavorato più di tutti. Tutti gli altri sono nello stesso livello e siamo iscritti anche noi in ordine alfabetico rispetto al numero di iscrizioni di lista. Però voglio spendere, francamente, e so che ne sentirò di tutti i colori da Mario Andrescina, due parole appunto per il nostro candidato. Lui non vuole utilizzare il suo passato per fare campagna elettorale, questo è sempre stato un discorso, è una cosa che ha sempre voluto e ha portato avanti in maniera coerente in tutti questi mesi. Io oggi mi prendo la mia responsabilità, ne sentirò di tutti i colori, ma voglio dire due cose di Mario Andrescina. Già sono state dette, però è un uomo che per la sua competenza, per la sua umanità, ha dato tanto a Como, ha dato tanto alla regione Lombardia e ha dato tanto anche a livello nazionale. Creare il 118, farlo crescere e in modo particolare il soccorso è stata un'impresa veramente difficile e quindi per me dire ma perché Mario Andrescina deve essere sindaco di Como, non è un dogma. Si basa su fatti oggettivi, una persona che sa convincere, ha convinto anche a me a entrare in questa partita e non avevo nessuna intenzione, ha convinto tutti noi 32 candidati di lista, ma non solo convincere, sa fare, sa organizzare, muove per il bene di tutti, milioni di persone. A me piace fare un esempio, io soprattutto la domenica vivo a Como, mi ritrovo a sentire spesso
l'elicottero del soccorso che passa sopra la testa. Il mio primo pensiero è: c'è una persona che in questo momento sta veramente male. Il secondo pensiero va immediatamente a Mario Landriscina e dico: quella persona potrà, se sarà fortunata perché non sempre le cose vanno nel verso giusto, ringraziare Mario Landriscina e la sua organizzazione, perché Mario Landriscina chiaramente non lavora da solo, lavora con tante persone che ha saputo organizzare e istruire, potrà ringraziarlo da avergli salvato la vita. Per cui io come Comasco sono orgoglioso di essere un candidato di Mario Landriscina e gli faccio veramente i più grossi auguri in questo senso di diventare sindaco di Como, ma non tanto per lui, per noi. Grazie Marco Rezzonico. E adesso passiamo, rappresenta Forza Italia non solo, 43 anni, avvocato, docente universitario, consigliere regionale e sottosegretario di presidenza della regione, già assessore provinciale sindaco di Avellino, Alessandro Fermi. Diciamo che con questo curriculum sarei già da rottamare. Grazie, grazie a tutti di essere qui questo pomeriggio così numeroso. La vostra presenza è per noi, insomma, per me, per Fabrizio Turbo, per Marco Rezzonico, per Marco Mainardi, per tutti i segretari cittadini e per Mario Landriscina, una iniezione di forza, un'iniezione di fiducia, un'iniezione di coraggio che vogliamo trasmettere a tutti voi. Per cui grazie da parte mia di essere qui oggi pomeriggio ad ascoltare il programma che Mario Landriscina spiegherà e ad ascoltare il perché siamo arrivati a questo punto. Siamo arrivati qui perché riteniamo, e penso che lo riteniamo un pochino tutti, che il Partito Democratico in questi 5 anni di amministrazione abbia profondamente deluso. E non è che cambiando il capolista ma mantenendo la stessa macchina possiamo pensare che questo cambio rivoluzioni il modo di amministrare questa città. Noi abbiamo l'ambizione di rivoluzionare il modo di amministrare questa città. Lo abbiamo con grande coraggio, lo abbiamo con un grande candidato, lo abbiamo con una squadra fatta di tanti candidati delle 4 liste che sostengono Mario Landriscina. Io oggi la presento con orgoglio perché credo che la lista di Forza Italia sia un'ottima lista e ringrazio tutti i candidati di tutte le liste, in particolare quelli di Forza Italia e in particolare Anna Veronelli che insieme a me ha costruito questa lista. Mario, noi ci siamo. Io ho iniziato, come dire, a corteggiare Mario Landriscina ormai 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e devo dirvi che è stato un corteggiamento lungo, è stato un corteggiamento piacevole, per cui è una persona estremamente piacevole da frequentare, ma è stato un corteggiamento sempre fondato sulla certezza che se c'è una persona che nella propria vita ha sempre preso in carico qualcuno e qualora questa persona decidesse di prendersi in carico i cittadini di Como, avremmo tutti, credo, da guadagnarci. Vogliamo cambiare, vogliamo provare a dare una svolta a questa città, una città che in questi anni è stata particolarmente distante dai cittadini, non ha ascoltato le richieste, ha preso dei provvedimenti laddove li ha presi, quei pochi che ha presi, che sono state spesso oggetto, come dire, di una decisione calata dall'alto. Vogliamo provare a invertire questo percorso, l'abbiamo fatto anche nella costruzione del programma. Abbiamo voluto veramente cogliere, poi Mario Landriscina vi spiegherà come, il metodo che abbiamo utilizzato, le reali esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare di prendere provvedimenti senza capire qual è la
reale volontà dei nostri cittadini. Questa amministrazione l'ha fatto in molte occasioni e oggi si trova nella grande difficoltà di difendere 5 anni di amministrazione deludente, che non solo non ha risolto i problemi, ma ha dovuto addirittura abdicare ad alcune competenze fondamentali, come quelle del cantiere del lungo lago di Como, che grazie a Roberto Maroni, grazie alla Regione Lombardia, avete visto in questi giorni che finalmente sta tornando nella disponibilità dei cittadini. E quando un'amministrazione abdica sul principale punto per il quale si era proposta, e parlo dell'amministrazione del Partito Democratico, conferma, sentenzia il proprio fallimento. Oggi Regione Lombardia ha preso in carico questo cantiere, lo riconsegnerà nella propria passeggiata fruibile entro la fine del mese di giugno e inizierà poi il cantiere vero e proprio con un sistema completamente differente rispetto a quello che è stato posto fino ad oggi in essa. In questi 5 anni questa partita è stata complicata, non solo abbiamo perso 5 anni, ma abbiamo addirittura complicato una situazione già di per sé oggettivamente complicata. Vogliamo parlare della cittadella sanitaria, con Mario Landriscina ne abbiamo discusso, oggi possiamo dire che da qui a 5 anni Regione Lombardia insieme a Mario Landriscina, perché lui sarà il nostro sindaco di Como, porteremo i cittadini di tutta la provincia questo altro grande obiettivo per la nostra città, di cui il Partito Democratico si è spesso impegnato in parole, in riunioni, ma poi quando c'è da mettere risorse, quando c'è da mettere, come dire, concretezza, se non arriva a centrodestra le cose non vanno avanti. E questo è un altro fatto. Vogliamo certificare che non si può più continuare a gestire un'amministrazione, e qua parlo a livello più generale, come spesso fanno le amministrazioni centro-sinistra, aumentando le tasse. A Como siamo arrivati ai limiti massimi di sopportazione per le tasse amministrative e per le tasse competenze. Credo che uno dei principali obiettivi, e Mario Landriscina nella propria vita lo ha dimostrato, è quello che spesso, utilizzando e facendo della squadra, dello stare insieme, del mettersi tutti a rimanere dalla stessa parte, si possono raggiungere gli obiettivi senza continuare a mettere, ad aumentare le tasse come purtroppo è avvenuto in questi 5 anni di amministrazione del Partito Democratico. E questo è un altro dato sul quale oggi davanti a voi, che sarete poi la nostra cassa di risonanza, ci impegneremo. Non verrà aumentata minimamente la pressione fiscale, anzi se riusciremo vedremo di tornare a diminuirla per le imprese, per i nostri artigiani, per i nostri cittadini che tutti i giorni si alzano e aprono le saracinesche e aprono le loro attività. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci nell'interesse di un rinnovato movimento economico che questa città deve avere e deve sentire una propria disponibilità. Chiudo dicendo che cosa ci differenzia dagli altri? Ci differenzia quest'uomo, Mario Landriscina, è stato accennato prima, ma lui ha un curriculum, non ne vuole parlare, fa niente, ne parlo io, ha un curriculum che dimostra, ha un curriculum che certifica, ha un curriculum che sentenzia, che è una persona che ha coraggio, e un sindaco deve avere coraggio, perché guardate che gestire una realtà come la REU, come il 118, se non si ha coraggio di prendere alcune decisioni, spesso prese, come dire, in maniera molto veloce, le cose non vanno avanti. Noi abbiamo un candidato sindaco coraggioso. Ha un curriculum che dimostra legame al territorio. Signori, la battaglia e le battaglie con Varese, qualcuna l'abbiamo persa, dobbiamo guardarci in faccia e dirlo molto chiaramente. Ma qual è l'ente che pur essendo Como e Varese ha la sede sul territorio di Como? Si chiama Areu 118, Mario Landriscina l'ha tenuto sul nostro territorio. Il
poi, permettetemi, ha un curriculum che dimostra competenza, che dimostra capacità, che dimostra saper lavorare in squadra, saper lavorare insieme. Mario, noi siamo qui tutti con te, lavoreremo tutti con te, tutte queste persone usciranno da qui e nelle prossime 3 settimane faranno la nostra cassa di risonanza, perché dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, dobbiamo essere orgogliosi di questo candidato sindaco e dobbiamo essere certi che da quando Mario Landriscina diventerà sindaco di Como non avremo nessun problema a continuare a guardare, a camminare a testa alta di fronte a tutti quelli a cui abbiamo da qui alle elezioni chiesto il voto. Grazie. Grazie Alessandro Perri. Allora, dottor Landriscina, prima di lasciare il palco, qualche settimana fa Alessandro Nardone, che cura la comunicazione di questa campagna, mi ha detto: Andrea, ma secondo te se coinvolgessimo il nostro amico in questa presentazione, perché si fanno tante chiacchiere, ma secondo noi anche un po' di musica ci sta bene. Allora, volevamo fare una sorpresa e abbiamo invitato qui proprio per farle ascoltare, tra l'altro, una canzone molto particolare, un rocker comasco, un ragazzo che è partito qualche anno fa, una grandissima carriera, e quindi con noi oggi c'è Simone Tomassini. Che non vedo da parecchie settimane, ci voleva questa occasione. Ciao Simone. Simone, è abbastanza tutto improvvisato, per cui della serie il bello della diretta. Fa freschino, sento, Io che ho la giacca. Allora, Simone ha debuttato qualche anno fa, è stato tanto tempo fa ormai a Sanremo, come è stato tempo fa, però poi nel corso della sua carriera ha scritto una canzone molto particolare, che quando la canta, la suona nei suoi concerti, le persone provano sempre una particolare emozione, perché è un testo molto particolare. Magari riusciamo, se abbiamo un po' di tempo, a farle sentire anche tutte e due. Vediamo un attimino. Le basi noi le abbiamo tutte, per cui ti lasciamo... Sì, così. Un saluto, non so di cantare addirittura. Cioè, non c'è neanche l'impianto. Ah, così. Hai cantato il corpo. Scusate, io... Scusa, ripartiamo, visto che è tutto improvvisato, si può alzare un pochino? Siamo al massimo... Che è? Sentiamo un po' più alta, perché sennò è un casino, no? Ma non dici portare la chitarra, no? C'è uno. Grazie. Ma grazie, si fa un applauso, di solito. Mi adoro di natura, ma non gli fanno fare niente. Ho scritto una canzone pensando alle persone che vogliono parlare con la musica e con il cuore. Ho scritto una canzone per tutti i fidanzati che sognano i bambini e si immaginano sposati. Ho scritto una canzone per i vecchi del paese che bevono in Barbera e restano fuori dalle chiese. Ho scritto una canzone per chi è senza i soldi e aspetta gennaio per comprare con i saldi. Ho scritto una canzone quando gli animali, se imparassimo da loro, saremmo più umani. Ho scritto una canzone per chi piange anche se è grande e sfuota poche cose, ma si fa mille domande. Ho scritto una canzone questa notte senza sonno, chissà che padre sarò e che futuro avrà il mondo. Perché quando hai voglia di piangere la vita non si ferma a guardarti mai. Perché quando hai voglia di vivere e hai perso la speranza puoi farcela anche senza. Grazie.
perché Pablo ho sbagliato di aver visto da qualcuno come un povero sfigato. Ho scritto una canzone che ti crede fermamente che la giustizia prima o poi punisca veramente. Ho scritto una canzone per chi ha paura di morire e vive con la voglia eterna di parare. Ho scritto una canzone che non ha grandi pretese, che parla tante lingue e non solo l'inglese. Ho scritto una canzone per tutte le puttane che sognano la vita da star hollywoodiane. Ho scritto una canzone che sa di mente fresca per i cuori solitari e per quello che ti resta. Ho scritto una canzone per i barboni alla stazione che puzzano di marcio ma dentro sanno di amore. Ho scritto una canzone per me e la mia famiglia che resterà eterna come il suono del mare in una conchiglia. Grazie Simo. Allora, io lo so che insomma conosco Simo da qualche annetto, ogni volta che lo sento cantare, in particolare questa canzone, a me fa venire la pelle d'oca. Non so voi, per certe frasi che dici, eccetera. Simo, voi sapete qua, cosa stai combinando, cosa stai facendo? Sono venuto a prendere un gelato a Roma. C'è mia figlia là e... Dov'è? Dov'è? La mia... Il capolavoro di Simone. È là, si chiama Charlotte, è da un po' che non la vedo. Ho fatto tante cose nella mia vita, spericolata un po', però la cosa più bella che ho fatto è mia figlia, c'ha 3 anni. Io Ale lo sa, sono amici con Andre, con Ale da molto tempo, sanno che non mi occupo molto di politica, è un tasto che spesso e volentieri cerco sempre di lasciare un po' lontano dalla musica, però Mario merita perché io ho fatto tante cose per l'ospedale, per gli ospedali in generale, è una persona solo che fa parte del 118, ma solo aiutata, punto. E adesso, come piace, grazie Ciro, grazie, ciao, dopo vi do spazio qua, no? Allora, grazie Ciro, grazie. Allora adesso presentarlo, hanno già decantato tutte le sue grandi qualità, però io nel mio compito di presentatore devo snocciolare la sua presentazione, quindi 63 anni, dirigente del 118 per conto della Regione della provincia di Como, Lecco, Varese, area di Legnano, dirigente del Dipartimento di Emergenza dell'Ospedale di Sant'Anna, il nostro candidato sindaco Mario Landricini. Gli amici, i compagni di lavoro e adesso voi. C'è. Devo stare un pelino più avanti, qui c'è l'insidia però. Allora,
prima devo fare delle scuse. Ma si sente? Sono proprio a contatto. Prima devo delle scuse. E io quando faccio questo gesto lo faccio perché lo sento. Qualche giorno fa, involontariamente, perché eravamo in un momento veramente molto complesso per chiudere sul programma, ho dato buca alla presentazione della lista di Fratelli d'Italia e mi sento di chiedere singolarmente a loro. Scusate, di essere sempre puntuale, però eravamo in un momento un po' delicato e confido che mi abbiano capito. È stato un bel lavorone. Però è stato un lavoro che ha... Non ci siamo, sì, vai bene. Abbiamo l'alternativa? No, devi tenere uno solo. Vai con la voce! Sì, sì. Oh, siamo organizzati, non abbiamo tempo, ci fermiamo avanti con le volpi, abbiamo finito. Mi piaceva fare un po' di teatro. Allora, dicevo che adesso vi presenterò il lavoro di tutti voi, anche quelli che non hanno saputo che lo stavano facendo. Perché lo sforzo di queste settimane è stato molteplice. Provare a fare un prodotto che stia nei problemi di tutti i giorni, senza, lo dico io, volare troppo alto. Guardo un mio amico che mi ha ricordato di stare coi piedi in terra. Sta coi piedi in terra, posso tradurre se vuoi. Ma nello stesso tempo concederci anche una visione un po' lungimirante è stato difficile ma appassionante. E ognuno di voi, più o meno consapevolmente, alcuni molto consapevolmente, hanno portato a un risultato che adesso sintetizziamo. Quindi prima di fare il discorsetto per un finale non riduttivo, grazie al lavoro di Alessandro e di quanti con lui hanno curato la comunicazione di tutta la collezione, facciamo una sintesi possa metterci in condizione e possa mettere i candidati in condizione di ritrovarsi nel nostro stare insieme. Insieme. Allora, non pensate a frasi enunciative che possano dare segni di spocchia piuttosto che far vedere che noi voliamo così in maniera razionale. Ogni pezzo del programma è stato faticosamente composto cercando di trovare là dove ci fossero enunciati impegnativi qualcosa che ne giustificasse il costo, perché altrimenti sarebbe stato troppo facile fare il libro dei sogni. E quindi siamo partiti da cose a me particolarmente vicine e credo che man mano che ci conosciamo siano particolarmente vicine a ognuno di noi. E quindi una città grande, non in termini forse geografici, ma soprattutto in termini di statura morale, in termini di statura partecipativa, di visione. Vicine più fragili, beh, qui quelli che con me sono in questa sala e hanno condiviso a vario titolo il cammino, non solo da medici o infermieri o quanti altri, vicino agli ultimi, anche quelli più deboli, sanno di cosa parlo e credo che sia dentro di noi, in ognuno di voi. Qualcuno mi dice ogni tanto di ricordare che io sono una persona molto semplice e quando mi ricordo questa cosa e mi vengono in mente gli amici che mi dicono questa cosa, intravedo la possibilità di parlare singolarmente ai nostri concittadini. E pensate un po', è tramite voi, è tramite quello che ognuno di voi fa nel lavoro tutti i giorni, nella vita, nel tempo libero, nelle sue comunicazioni, nel suo coinvolgimento affettivo e emotivo con le persone con cui sta. Noi siamo questo. Ognuno di noi è questo. E allora riusciamo a raccontare queste cose, riusciamo a capire che questa città deve diventare più intelligente, perché è scema, no, non è vero che è scema, ma ha delle potenzialità, possiamo usare le nostre potenzialità.
Che bello, nessun comasco dovrà restare indietro. L'ho detto in alcune occasioni quando abbiamo fatto delle cose già insieme. Io non penso a qualcuno davanti e agli altri dietro, io penso a qualcuno in fila, a fianco con gli altri. Vi ho detto prima che non sarei stato nulla nel mio mondo del lavoro se non fosse stato così, ne sono convinto, adesso ci dovete essere. E non voglio fare quello che si guarda destra e sinistra, non c'è nessuno, forse qualcuno dietro. Vado subito a fare un altro lavoro, ma sono sicuro che non sarà così. Possiamo guardare avanti? Possiamo guardare avanti, ne avete questa ambizione, lo sentite dentro, vi sudano le mani, vi viene quella roba nella pancia quando pensiamo a cambiare qualcosa e fare qualcosa per noi stessi ma anche per gli altri. Se sentite questa cosa, ci siamo. Difficile perdere in questo momento, se sentite questa cosa. Uno dei temi più forti, ascoltando la gente, i questionari, piuttosto che i gazebo, mai fatto un gazebo in vita mia su quelle robe qui, mi hanno tirato dentro, perfino appassionato, entusiasmante, esperienza che consiglio a chiunque, ci hanno fatto percepire una serie di problemi che in parte conoscevamo, in parte un po' meno. Quello della sicurezza è stato un problema grosso per le famiglie, per chi lavora, per chi fa commercio, per chi la esercita, le nostre forze di polizia, di Stato, locale. Ebbene, questo è un tema su cui ci giocheremo molto. Se la gente si sente sicura, sta meglio. E se sta meglio, stiamo tutti meglio a fare quello che ci piace. Le notti non devono avere una differenza, lo sappiamo perché spesso sentiamo dire che questa città di notte è un po' morta, ogni tanto qualcuno si lamenta perché ci sono un po' di giorni che fanno baccano, che fanno chiasso, non ce li perdiamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni che... ma sempre sempre in una logica di sicurezza. Guai se ignorassimo questo tema, ma questo tema nella mia testa, per l'esperienza quantomeno che ho maturato e che ho condiviso, come dicevo, con tante persone, le persone che lavorano lì dentro, le dobbiamo motivare, le dobbiamo esaltare, le dobbiamo far sentire protagonisti. È quello che abbiamo bisogno individualmente, ogni volta che facciamo qualcosa che ci piace, con qualcuno che ci piace, qualcosa che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di sentirci qualche cosa dentro. Allora, perché le persone che lavorano nella macchina diano il meglio di se stesse, dobbiamo metterle anche in condizione di farlo, dobbiamo fargli sentire una città vicino, è esattamente quello che ho bisogno io da ognuno di voi e forse voi da ognuno dell'altro che gli sta seduto vicino. E quindi il valorizzare il personale, il parlare continuamente con la città, diventare protagonisti. Nella mia esperienza, chi ha camminato con me tante volte, a chi viene a trovarci o a quelli che soccorriamo in ospedale o fuori, io vado a chiedere cosa hanno trovato che non va bene, non se si sono trovati solo bene o se hanno avuto quello che speravano. Quindi la critica non è mai qualche cosa che ci deve dar fastidio o di cui avere paura, è quello che ci serve per crescere. Se saremo capaci di intercettare questa cosa, saremo sicuramente capaci insieme di governare questa città. Abbiamo tanta ricchezza, anche se non sempre, soldi forse meno per quello che riguarda le casse di questa città. Abbiamo tanta ricchezza perché il Comune di Como ha un grande patrimonio. Sapete qual è il primo? Voi. Ognuno di voi deve sentirsi un patrimonio, ognuno di voi quando va a casa si sente importante, quando è con i suoi amici si sente importante, quando sta facendo le sue cose si sente importante. Se siamo importanti tutti insieme nel tempo, nello spazio di questa città diventa importante. Se siamo capaci di contagiare positivamente quelli che abbiamo vicino,
loro ci fanno sentire importanti e si sentono importanti. Il patrimonio però è anche quello che la città preserva, le sue strutture, quello che possiede, cioè quello che ognuno di voi possiede di questa città. Entriamo per favore, vi supplico, fate questo sforzo se non l'avete ancora fatto, nel sentirvi padroni delle cose di tutti. Quindi ci verrà facile difenderle, valorizzarle, portarle a valore anche in termini economici, e quindi il patrimonio non sono solo e pur sono importanti gli stabili, i negozi sfitti, gli appartamenti dove si potrebbe mettere qualcuno che ha bisogno, ma sono esattamente le persone che ci stanno sedute accanto, oltre a noi stessi. Questo è stato bellissimo. Ognuno dei candidati l'ha fatto. E ognuno di quelli che c'è qui dentro, se è qui dentro, l'ha fatto o lo vuole fare. E ognuno di quelli che stanno là fuori, aspetto che qualcuno gli vada a chiedere di farlo. Perché ha voglia di partecipare. Perché ha voglia che gli spieghiamo e che capiamo insieme a lui, o insieme a lei, che se vediamo tutti insieme dalla stessa parte, pur con delle differenze, guai se non ci fossero delle differenze. Stasera qui ci sono quattro compagini, ognuna con le sue bandiere, ognuno con la sua identità, ma che bello, però siamo qui tutti insieme. E uno potrebbe liquidatoriamente dire siamo qui tutti per te, no, io da solo così non ci sto, siamo qui tutti per noi. Quindi, abbiamo esercitato in queste settimane esattamente quella roba lì, faticoso, sì, tanto, bellissima. Il risultato lo leggerete con calma, oggi verranno date, verranno distribuiti i documenti nel loro complesso, però è la città condivisa che ci piace, non la città calata dall'alto. Se non siamo capaci, chi è che ha detto questa cosaccia? Allora, uso il plurale perché non vorrei cadere in quella logica. Siamo andati bene con gli affari quest'anno, quest'altro anno sei andato male. Decidete, se siamo qui è perché dobbiamo andare bene e esorcizzare anche la paura di andare male. E allora uno dei temi grossi sarà aumentare la possibilità di lavoro. Non deve essere un discorso strumentale o appannaggio di alcune persone che normalmente si definiscono dell'altro campo, della sinistra. Il lavoro è un patrimonio che dobbiamo preservare per chiunque, anche per quelli di sinistra, perché non devono. Però per fare questa cosa dobbiamo essere capaci di mettere insieme tante opportunità. Poi rapidamente ve le spiego. Questa è una città che ha al suo interno, e quindi anche in questo interno, anche in ognuno di voi, la possibilità di sviluppare e di attrarre talenti e investimenti. Formazione e ricerca. Due parole, vi farò capire dopo cosa abbiamo in mente. Qui qualcuno che di università ce ne intende, c'è, e sarà in grado di sostenere, se vorrà, come sono certo, anche vigorosamente il fatto che il turismo, l'industria, la cultura, lo sport, il commercio, l'artigianato, l'associazionismo, sono tutti legati a questi aspetti. Dobbiamo decidere da che parte all'inizio è più facile partire, non perché le altre cose vengano dopo, ma perché da qualche parte bisogna farlo, e perché si inneschino l'uno sull'altro questi progetti di sinergia e di sviluppo che animino. Non ci può essere crescita di una città se non c'è la cultura, non ci può essere crescita di una città se non c'è il lavoro, e da lì si ricomincia. E questa città i suoi punti di forza li ha molto ben chiari. È stato affrontato prima anche questo tema in cui mi ha ripetuto capace di mantenere su Como la centralità di un territorio di 2,5 milioni di abitanti, poco meno in realtà. Non l'ho fatto da solo, come sempre, è stato faticoso,
mai stato possibile, come sarà possibile che la città si rimetta, non in maniera spavalda, prepotente, cercando sudditi, a fare sinergie e a crescere all'interno del suo territorio. Il lago, la Brianza, tutto quello che sta a est e a ovest, ce lo stanno chiedendo, ma ce lo chiedono le categorie, ce lo chiedono le associazioni. Come sarebbe pensabile? Intraprendere una soluzione di grande struttura viabilistica senza condividere questa cosa, infatti non è mai stato fatto. Ma come sarà pensabile rimettere Como al centro del suo territorio, imponendolo con delle leggi? Forse, però forse è meglio che lo imponiamo con la ragione, col buon senso, con delle scelte giuste per tutti, con la possibilità di condividerle prima, con la possibilità di fare sistema. Oggi siamo qui perché abbiamo fatto sistema. 4 anni fa non è andata così l'altra tornata elettorale, scusate, 5 anni. Questo ha avuto un prezzo. La testimonianza è che oggi tutti insieme siamo d'accordo che abbiamo bisogno di rifare il sistema. Non sono sogni questi, La parola è impegnativa, anch'io ho studiato per vedere cosa volevo dire. Dobbiamo mica aver paura di dire che qualcosa abbiamo da imparare, qualcosa abbiamo da insegnare. Qualcosa da insegnare lo sappiamo cos'è. Abbiamo delle tradizioni culturali, industriali, delle storie incredibili, persone che hanno fatto grande questa città e che abbiamo forse poco comunicato al mondo. Però possiamo anche dire che abbiamo l'umiltà, io lo farò senz'altro, l'ho fatto in tanti altri casi, credo che lo facciamo tutti, di solito non me ne vergogno e lo dico, anzi me ne faccio un punto di forza, di andare a imparare delle cose. Ci sono delle città nelle nostre dimensioni che sono state capaci di fare delle cose. Andiamo a vedere cosa hanno fatto, confrontiamoci, misuriamoci, vediamo di metterci la testa. Ricordiamoci anche che siamo capaci di insegnare delle cose. Qui si apre un capitolo incredibile sui nostri grandi personaggi, donne e uomini che hanno fatto grande questa terra, e potremmo partire da molto lontano. Però abbiamo una fortuna incredibile, quello che adesso si definisce modernamente questo brand, che ci apre infinità di porte e ci apre a possibilità che mai avremmo pensato di esprimere, come io personalmente ho visto in queste settimane, in cui lavorando per scrivere il programma e parlando con persone che ne sanno tanto più di me, ho scoperto quanto vale, cosa dire. Fino adesso ci siamo salvati forse soprattutto per quella cosa lì. Poi sulle nostre industrie seriche che hanno fatto la storia della seta nel mondo, poi su alcune teste molto fine che hanno portato qui e sono andati nel mondo a portare la nostra cultura, e poi su tante altre cose di tutti i giorni di cui io non vi ho mai accorto, ma che vi garantisco vale la pena di accorgersi, perché ognuno di voi è un portatore sano di queste cose. Diciamocele, comunichiamocele, come nel mondo, in fondo, è una cosa già esistente. Ebbene, perché sta ancora più esistente? Perché la nostra industria, non solo il turismo, perché abbiamo bisogno che questa città diventi davvero importante dal punto di vista del sapere, ma potrei dirvi della cultura in generale o dello sport, ma potrei dirvi che tutte quelle cose lì, come vi ho detto prima, poi tornano al turismo, ma potrei dirvi che se avremo laboratori di altra innovazione la nostra industria crescerà ancora di più in termini di qualità. Certamente finita, proprio dentro dei miei amici più cari che ha fatto la storia della seta Como lo sa, è certamente finita la grande industria faticosa di una volta. Oggi abbiamo però dei laboratori in quel settore lì che gli altri ci invidiano, e da lì pensatela in tutti gli altri modi. E quindi formazione e ricerca, abbiamo già un accordo importante, noi, questa compagine ha già
importante con l'università, l'insulia la nostra università, peccato aver perso un pezzo dell'altra università, sì, però a un certo punto bisogna farsi una ragione e continuare, se poi ci saranno proposte in questo senso le guarderemo, però stiamo andando lì, alta formazione e ricerca come leva di sviluppo. Persone che vanno e vengono per cercare di capire come si vive, come si studia, come si lavora e impareranno come si sta bene, come si mangia bene, come si viaggia bene, come è bello esplorare il nostro territorio, la nostra città, l'Interland di Como, i suoi splendidi boschi, le montagne, il lago e quant'altro. Allora è continua questa coniugazione tra il voler fare, il bisogna fare le piccole cose di tutti i giorni e qualcosa che non deve sembrare un'utopia. Deve sembrare quell'investimento che dicevamo prima. Quindi, mi ricorderebbe un mio amico, come dicevo prima, l'uno con l'altro stiamo attenti a ricordarci, sia di guardare lontano, sia di guardare per terra. Per terra, ma ecco, per il buco che è stato sentito sui questionari. Alcune cose, ne troverete tante altre sul documento, evidenti, qualcuno dei relatori, in parte no, l'area ticosa sarà un'opportunità, sapete che ci sono dei problemi, ci lavoreremo se toccherà a noi e faremo subito un grande parcheggio decorosamente urbanizzato e poi perché chiudersi al mondo e vedremo se ci sarà un comune sentire sullo sviluppo. La cittadella sanitaria, l'ha già detto prima Alessandro Fermi, la consideriamo cosa fatta, questo rivitalizzerà anche il famoso posteggio della Vangulini. Sui quartieri potrei stare delle ore e non ci sto visto le temperature, però non è stato trascurato niente, perché c'è stato fatto un lavoro di ricognizione tramite i gazebo, tramite quelli che di voi abitano nei quartieri, nei vari quartieri, e abbiamo lì un dossier che potremmo impegnarci su quello già i primi mesi per cercare di sanare la quotidianità. Quello lì è il grande futuro del nostro immaginario. Cosa faremo? Cosa faremo tutti insieme là? E lì ci sarà di essere una bella gara, San Martino, una collina stupenda del verde con delle cubature intrise di storia, anche di sofferenza, non ci dimenticheremo questa cosa, nella vita corrente di tutti i giorni per aiutare i nostri usi. E poi lì in particolare per aiutare queste persone che ancora, alcune delle quali sostano lì dentro, non è che dovranno trovare un'altra collocazione, li valorizzeremo le competenze, li integreremo con noi, lì però si potrà fare tante cose, dalla cultura alle associazioni. Lo decideremo insieme. Cominciate dalla risoluzione. Vivere bene, credo che tutti i candidati vorranno proporre le loro ricette, è giusto che così sia, sappiate che anche noi le abbiamo ricette. Mai come in questo periodo dobbiamo badare agli equilibri. Fuori le macchine, dentro le macchine, i pomeriggi, sopra terra, le grandi aree, le piccole aree, le aree dismesse, dove ci mettiamo, il treno. Abbiamo fatto fantastici progetti, qualcuno è stato presentato anche qualche giorno fa, il bus sarà trasporto rapido piuttosto che altre cose. Bene, piano piano, non vi aspettate che se toccherà a noi facciamo così e il problema si risolve. Nell'ordine abbiamo detto che dobbiamo porre prima grande attenzione e sostegno alla macchina comunale. Gli operatori ci devono vedere a fianco, si devono sentire parte di noi e noi parte di loro e quindi ricostruire una relazione. Poi da lì si riparte e nel settore specifico, se parliamo di migliorare la viabilità, che anche sono i parcheggi, vuol dire vivere meglio, vivere sano. Ci sono idee importanti e ci sono anche concrete possibilità perché alcuni temi, nei tempi giusti, con i soldi giusti, possono trovare soluzione. Gli spazi pubblici sono un bene collettivo, sono un bene da difendere con le unghie e con i denti, sono
stavo usando una parola un po' forte, insomma, riattiviamo. In tutta questa partita qui, cosa viene fuori anche? Che in generale ci sarà bisogno di cambiare fortemente la rotta per ottenere le risorse, quindi aprire in termini oculati, prudenti, di grande misura, nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico, al contributo dei soggetti privati, che è una cosa su cui si è esorcizzato fino adesso. Bisogna tenerli fuori, perché sicuramente qualcuno ruba. Combattiamo anche questa cosa, ragazzi. Se troviamo che qualcuno ruba, nessuna pietà. Però non partiamo da un luogo comune, che tutto si blocca perché forse qualcuno del più. Non partiamo dal luogo comune che ci vuole una legge su ogni cosa, perché altrimenti il rischio che qualcuno rubi c'è. Ci paralizziamo. Io vengo da un mondo, come altri qui dentro, dove quando uno è per terra non è che ti stai a chiedere se poi il magistrato, perché facendo il massaggio cardiaco gli hai rotto le ossa, ti fa la denuncia. No, lo fai perché è l'unica possibilità. E dobbiamo pensare che in questa cosa non dobbiamo avere paura. Guai se fondassimo i presupposti di stare insieme a governare questa città avendo paura che succede qualcosa. Certo, il clima non è facilissimo, Però sapete che in squadra qua dentro ci sono degli avvocati, lo sapevo solo. Detto questo, se io e i miei collaboratori avessimo avuto denuncia penale di ritardato soccorso, omissione di soccorso, omissione di atto di ufficio, facciamo niente. E l'ambulanza non è arrivata, però non ero sicuro che era quella giusta, forse ho pensato a lungo. Per me il tempo è importante, Io spero che per voi, perché non abbiamo mica più tanto tempo. La gente si aspetta di sentirsi dire delle cose. Se stiamo parlando di viabilità e di traffico, vuole sapere che noi metteremo mano al trasporto pubblico. Come dicevo prima, più di qualche minuto. Ce l'abbiamo, ma coi piedi per terra, come dice sempre quel mio amico, cercheremo di andare a risolvere i problemi nell'immediato. Abbiamo fatto delle cose, non pensate che non siamo andati a parlare con chi di queste cose non ne capisce, di cosa si può dimensionare, di come si può mettere mano. Leggerete certamente un po' di roba anche in questo senso. Paccheggi oggi ci vogliono. Domani, magari, in un mondo diverso, cominceremo a dire che si può fare una mobilità diversa e quindi a incentivare alternative. Quindi non dobbiamo avere una visione ottusa del problema, e siccome abbiamo detto quella cosa lì non si cambia, io nella mia vita ho detto delle cose in buona fede, ho capito che ce ne erano delle migliori e ho cambiato. Spero l'abbiate fatto anche voi, se no mi sento un po' solo. Ecco il realismo più realista del re. Se noi adesso andiamo, anzi, tutti i candidati, che vi ricordo siamo 129 con me. Allora, tutti candidati, siamo tutti lì allo stesso livello, poi lasciate perdere che a me mi hanno messo su, o devo metterci su quella, il cappello speciale, ma per adesso ce l'abbiamo su tutti insieme, Oggi o vinciamo o perdiamo tutti insieme, ognuno fa la differenza, ogni voto farà la differenza, e quindi sappiate cosa mi aspetta quest'ultimo mese. Gli ottimisti, qui c'è gente che si tocca, lasciamo buoni, piedi per terra, l'ho detto prima, è un adagio importante, stiamo tranquilli, però la motivazione, che poi ve la devo far trovare negli ultimi 5 minuti.
Manutenzione all'urbano, qualcuno può dire che vuole una città sporca con gente che non sa dove passare il pennello piuttosto che porta carri di bitume. No, però ho la sensazione che non la sentiamo, i comaschi in generale, non la sentono ancora. Questa è cultura. Questa è cultura individuale di alto profilo. Difendiamo la nostra città ogni istante. Conto qualsiasi prepotenza. Quando si diceva della sicurezza, la sicurezza è ognuno di noi. Nel programma vedrete che abbiamo centrato molto al fatto che il cittadino diventi protagonista della sicurezza sua e di quello che gli sta vicino. Perché se adesso, in qualsiasi momento di questa sala, facciamo gli esorcismi, successe qualcosa a uno, gli altri sarebbero pronti. Fuori di qui dobbiamo essere pronti. Fuori di qui nessuno deve pensare che il problema di un altro non sia il suo in questi termini. Allora vinciamo veramente bene. Sempre nel volano delle cose che si autoinnescano, non possiamo dimenticare i nostri grandi uomini di arte, di scienza, e quindi Terrani, Volta, piuttosto che quello che è stato fatto per dare lustro con iniziative di importanza internazionale, sto parlando delle grandi mostre. Ognuno di noi quando torna a casa vorrebbe che il suo salotto, il suo giardinetto, piuttosto che la piazzetta che sta sotto casa sia la più bella del mondo. Vuol dire che ha cura di sé. Vuol dire che ognuno di noi ha cura di sé. E se noi facciamo passare il principio che io ho cura anche di te e tu hai cura anche di me, la città viene meglio per tutti. Non è una cosa demagogica, guardate, è un problema quasi affettivo. Voi sentite di voler bene a questa città? Sì, se no cosa siete qui a fare? A vivere i due mesi di popolarità e poi andare a casa perché si è andata male? No, noi vogliamo una popolarità più estesa. Ma la popolarità di per sé non si affaccia, perché chiunque di voi è seduto qua dentro sa che non gli ho messo nulla, come a me. E questa è la forza bella. Noi oggi non abbiamo debiti, noi oggi non abbiamo impegni con nessuno, non abbiamo sottoscritto cambiali, siamo persone libere. Gente che capisce del turismo ne abbiamo anche qua dentro. Documento molto bello sul turismo. Chi viene qua merita grande accoglienza. Però in quel documento c'è scritto una cosa bellissima. Che prima meritiamo grande accoglienza noi, e se noi siamo capaci di accoglierci bene, accoglieremo bene senz'altro. E quindi vedete che il discorso ancora una volta si chiude. Se vi sentite dentro questo bene, oh, vi sentite dentro questo bene, Se vi sentite dentro questo bene, non ci costerà niente farlo percepire chi viene e quindi essere più accogliente. Se uno viene più volentieri, ha la possibilità di raccontare a qualcun altro che qui è stato proprio bene. E questa cosa, al di là degli strumenti del demonio che oggi possono essere usati come fa quelli dietro che racconta qualsiasi cosa in tempo reale e altri qua sparsi, diventano anche questo motivo di attrazione. Ma è motivo di attrazione, di soddisfazione, di gratificazione, potrei fare il commerciante in questo momento, per l'incanto, soprattutto per noi, perché vorremmo bene che... vorrebbe dire che ci vogliamo bene. Io centro molto nei miei discorsi l'aspetto emotivo. Caricatelo. Caricatevi di emozioni, mettetevele dentro, perché al momento buono bisognerà spararle fuori. Questo prossimo mese la gente vi verrà incontro e vi sorriderà se sarete capaci di comunicare certamente i contenuti del programma, ci mancherebbe, ma molto di più la vostra affabilità, la vostra disponibilità di persone, sia ad ascoltare ma anche a far capire che prendiamo la gente insieme
e la portiamo con noi. Non prendiamo le idee della gente, lasciamo lì la gente e ce ne andiamo per gli affari nostri. Allora. Questi sono alcuni degli esempi, li troverete. Quegli esempi non sono per caso. Parto dal fondo, quando è venuta fuori l'idea da gente che lì vive, lavora. Sto parlando in questo caso di via Milano, è lì che io, non chi c'era, ho scoperto che abbiamo negozi vuoti, case vuote, che c'è gente che però non sa dove andare, vorrebbe lavorare ma non ha lo spazio, vorrebbe crescere e stare con gli altri e non riesce. C'è tanto da fare, il coinvolgimento, la condivisione. Sono state delle parole che abbiamo strautilizzato e uno potrebbe fermarsi lì, no, esercitato. Ecco perché voglio pensare che ognuno dei candidati, di quelli che stanno qui insieme ai candidati, di quelli che stanno fuori, esercitino questa cosa, la facciano diventare un valore quotidiano, la facciano diventare una cosa che non diventa un incubo ma allo stesso tempo cambia le cose. Stiamo cercando insieme di costruire una città l'uno per l'altro, non dimenticandoci degli ultimi. E allora, queste sono zone, il mercato coperto, via Milano, dove la gente vive, si incontra, parla, fa città, fa comunità. Li abbiamo portati come esempio perché ci piace pensare che da lì qualcosa possa ripartire. Ci piace pensare che ognuno di quelli che va lì a lavorare, a passeggiare, a fare la spesa, racconti la sua storia, ascolti quella degli altri e si faccia il passettino avanti. Poi certo, non è che abbiamo scritto agevolare dei commercianti imprenditori per prendere i voti, perché ci crediamo, poi se loro ci crederanno, ce li daranno. Dovete convincere anche voi però, eh? E non li convincete tanto con le foto. Chi è che può dire che non è d'accordo con quella roba? Stiamo pensando di riempire di contenuti il concetto. Non vedete niente che non vada d'accordo con quello che c'era scritto prima o con quello che ci sarà scritto dopo quello che leggerete. È tutto un pezzo che si lega all'altro. Cito sempre il mio mondo, perché questo vi motivi uno per uno in quello che ci aspetta in quest'ultimo mese, ma soprattutto se va in quello che ci aspetta nei prossimi anni. La forza di una catena è la forza del suo anello più debole. Quando raccontiamo come si fa a salvare una persona dalla morte cardiaca improvvisa, usiamo questa cosa. Deve essere bravo chi la trova, chi chiama, chi fa in attesa di soccorsi, poi arriva il soccorso, poi arriva l'elicottero, poi quelli che stanno in ospedale, sala operatoria e così via. È la stessa cosa. Nessuno di voi si senta debole. Tutti dobbiamo sentirci adeguati, consapevoli, responsabili, motivati, fortemente convinti di quello che stiamo facendo. Non ci deve essere spazio, poi discutiamo, cambiamo una cosa, ma certamente. Adesso, come dicevano quando andavo a dottrina, fatevi l'esame di coscienza. Io sono andato in questo periodo a fare l'esame di coscienza. Allora, città misura di famiglia, di lì si deve ripassare. Può piacere o non piacere, ci saranno espressioni diverse di famiglia, ma di lì si ripassa. Ci sono delle ipotesi per incentivarla, le troverete, le leggerete, le farete vostre, le declineremo un video, le modificheremo, ma bisogna ripartire di lì. La famiglia è questa in questo momento. Poi io potrei dire, piano affettivo ci sono valori che non si possono certamente mettere da parte, guai se fosse così. Però adesso noi, se vogliamo andare là fuori e portare la nostra idea di città, dobbiamo sentirci l'uno vicino agli altri, dobbiamo sentirci assolutamente in simbiosi, dobbiamo sentirci legati. Bando alle
difficoltà relazionali, bando alle differenze. Non devo fare l'imponitore, il pacificatore o l'esaltatore. Lasciate venire fuori voi stessi. Lasciatevi correre fuori. Io voglio poterlo fare col vostro aiuto. Per me. Questo è stato uno dei primi motivi per cui ho deciso se me l'accompagnate. E adesso sono molto più tranquillo di fare questa scelta. Ho letto un rapporto, non mio, non mi approprierò mai delle idee di un altro, anzi io sono felice quando un altro che mi sta al fianco e non dietro, dicevo prima, ha un'idea migliore della mia e che venga fuori e che vada avanti lui, in certo senso. Allora, ho letto un rapporto che aveva fatto la loro centrovolta 10 anni fa, la cui domanda era di una semplicità sconfortante e che vi ripropongo. Perché un giovane dovrebbe oggi vivere a Como? Quindi non è una domanda che mi sono inventato io per darmi delle aree. Perché deve vivere a Como? Però se non lo aiutiamo a vivere a Como, ragazzi, ci sono giovani qua dentro, ce ne saranno altri a casa vostra, dei vicini in casa, i vostri studenti, i vostri amici. Che futuro gli stiamo prospettando? Città bellissima, può venirci a fare il turista la domenica. Magari si incazza un pochino perché fa fatica a trovare la viabilità e il posteggio, però ci viene. Noi abbiamo bisogno che questa gente abiti con noi, condivida il cammino con noi, faccia delle cose con noi e magari dopo anche per noi. Io sono il giovane che avanza, non so se vi rendete conto. Affermazione impegnativa, ma ho molti miei amici coetanei qua dentro, a cui voglio bene. Allora, questa si chiama responsabilità. Prima le ho citate in ordine, no? Guardate che la esercitate tutti i giorni. Lo fate in qualsiasi gesto della vostra giornata. Siete responsabili. Qui si tratta di farlo diventare collettivo. Quindi, se i giovani dovevano essere, siamo convinti, protagonisti di questa città, ebbene, gli offriremo delle cose, gli chiederemo delle cose, Non è che siamo nella condizione di fare i pacchi d'oro e basta. I ragazzi però hanno delle idee e qualcuno me le ha portate nelle settimane dietro. Qualcuno che sta in questa sala, con cui mi sono trovato a ragionare, ragazzi giovani, e a cui ho detto, ma perché non provi a capire? E abbiamo delle idee che vengono dai giovani. Io non voglio inventarmi le idee dei giovani, purtroppo per me ragiono in un modo diverso. Protagonisti degli spazi del futuro, della vita culturale, della vita sportiva, che qua detto che ha fatto dello sport una scelta sua vita. Ma sa quella persona che c'è lì quanto possiamo cambiare con lo sport, o con lo studio, o col lavoro, tante cose. Siamo sicuri di aver fatto tutto quello che potevamo fare? E se anche lo fossimo, non basta, e quindi lo facciamo. Parlo di atto che siamo d'accordo nello stare tutti sulla stessa linea. Abbiamo implicitamente esercitato un ragionamento che dice dietro non deve restare nessuno. Qualcuno si può permettere di dimenticarsi il problema di un altro? È un pessimo investimento, badate bene. Se noi giriamo gli occhi a problemi di cui dobbiamo farci carico, abbiamo sbagliato. Abbiamo anche problemi di cui altri dovrebbero farsi carico, questo è vero, e non se ne fanno carico. Però, guai se lasciamo indietro qualcuno. Questa è stata una scelta forte della coalizione, c'è stata discussione, perché dato che non si riesce più
a farsi carico di tutti. Bisognerà richiamare anche altri soggetti ai doveri che lo Stato affida, in particolare in tema, lo dico liberamente, di migranti, che sia stabilito un equilibrio tra chi fa che cosa con i soldi, chi con quale obiettivo. Discorso delicato, difficile, complesso, ma assolutamente irrinunciabile, perché non ce n'è più per tutti. Tocca a noi, se toccherà a noi amministrare, trovare il punto di equilibrio. Andiamo a chiudere con cose importanti. Ci siamo fatti delle idee molto precise su questo mondo qui. C'è anche qualche sfumata differenza che il sindaco metterà a posto, come in tutte le cose. Guai se non ci fossero delle differenze, saremmo fatti con lo stampino, non ci piace. Però certamente anche qui, e soprattutto qui, si è vista una cosa stupenda della nostra terra. Alcune società sportive che vengono a dirti: io ho voglia di fare questa cosa, fammela fare. No. Perché no? Ma c'ho i soldi? No. Perché? No. Va bene. Va bene, non solo in maniera speculativa diamo la possibilità di avere chi mette dei soldi suoi per fare delle cose che devono toccare l'amministrazione, ma non va bene come criterio di partecipazione. La gente che può e vuole essere protagonista e aiuta il sistema, ma dobbiamo accoglierla aperta, verificare che non ci siano dubbi, sospetti, ma non pensando sempre che gli altri devono per forza rubare. C'è anche gente che vuole fare le cose perché sono può permettere la gioia di farlo per la società. Che bello, ragazzi! Che bello! C'è un mondo dietro questa frase, coltivato e zappato per ore, per notti, su come trovare soluzioni e come trovare i finanziamenti per le soluzioni. Su quella cosa qua è tutto bello quello che chiunque dice, ma come diceva Kierkegaard da lei, allora bisogna trovarli. E io credo che la quadra un pochino ce l'abbiamo, non abbiamo accampato enunciati giusto per darci delle aree, sappiamo dove andare a prenderli, ci vorrà il suo tempo sicuramente, ci vorranno competenze specifiche, ci sono, ce la possiamo fare. Quante ne mancano, vale? Tre, ce la facciamo ragazzi, sto volando anch'io come voi, ma stupicamente, insieme. Abbiamo cominciato col patrimonio. Io vi ho ricordato che voi e noi siamo il patrimonio, che quelli fuori sono il patrimonio, che la città è un patrimonio. E la cosa che ti viene proprio nell'immediato è come faccio a tutelarne l'integrità. Non mi ripeto, troverete anche qui delle cose scritte concrete. Può andare d'accordo il patrimonio, la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente? E prima dicevo, può andare d'accordo il turismo, la cultura, lo sport, il commercio? Sì, sì. E ho picchiato la testa contro il muro quando, cominciando a interessarmi in questo argomento, ho capito l'assoluta banalità di questa affermazione, ma è innegabile. Non sarà più che uno va bene e l'altro male, non c'è più spazio per questa cosa, ma sarà che o andiamo bene tutti o andiamo male tutti. Oh, decidiamo, eh? Siamo qui per quello, eh? Me lo ricordate? E io ho anche questo pallino e qua se ne sono accorti tutti. Se ne sono accorti tutti che mi piaceva pensare qualcosa anche per gli animali. Io sono convinto alla necessità di sostenere chi se lo può permettere, chi ha l'abitazione in condizioni di accoglierlo, perché magari vorrebbe e non lo può fare, però sappiate che sugli animali non ce li siamo dimenticati. E credo che questo serva a coniugare, anche qui vedete questa parola che a me piace tanto, un equilibrio tra i padroni maleducati degli animali e gli animali beneducati con padroni educati. Quindi stare anche qui insieme in equilibrio.
La città ha diritto di essere pulita anche in questo senso. Quasi da ultimo, ma non da ultimo, quella roba lì può sembrare di più, ma cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo provando a mettere insieme tecnologia, modo di vivere, cose pratiche, il lavoro, il tempo libero, lo sport, la famiglia, la scuola, perché sempre di più si sente il bisogno di sincronizzare questi tempi, e quindi i trasporti, e quindi la viabilità, e quindi l'accesso ai servizi, e quindi la facilità con cui cerchiamo di vivere. Vogliamo una città viziata? No. Vogliamo una città adeguata ai tempi, dove ognuno cerchi di spendere il suo tempo come meglio vuole, nel rispetto degli altri, avendo delle facilitazioni tutto sommato facili da aversi, con la tecnologia che c'è adesso, e avendo la possibilità di vivere insieme ancora una volta di più, e non di passare ore aspettando di raggiungere il punto A dal punto B, che non è più, come abbiamo scritto anche nel programma, la distanza, ma il tempo, il nostro nemico. Questo senza schizofrenie, perché se poi entriamo in quella logica lì, diventiamo tutti malati di dover fare le cose sempre in fretta. Ricominciamo dalle persone, ricominciamo dal rapporto dell'uno con l'altro, poi useremo gli strumenti per comunicare con l'universo, benissimo, però io ancora voglio conoscere le persone per nome, credo che non sia un'esigenza solo mia, però in tempo. E quindi, la sintesi, di cosa abbiamo parlato fino adesso? Abbiamo parlato delle grandi, sembra, abbiamo più umilmente parlato delle nostre, io della mia. Queste cose significano anche, non solo una città intelligente, significano una città dove l'intelligenza è partecipazione, significano anche la voglia di stare insieme e quindi dove sia più facile vivere e dove per vivere bisogna attrarre il lavoro. E se attraiamo il lavoro vuol dire che abbiamo messo a posto il turismo, il commercio, l'industria, bla bla bla. Allora, credo che abbiamo finito. Cosa dire? Non c'è più altro in scaletta. Io devo dire ancora una cosa. Innanzitutto un applauso fortissimo per Mario. Grazie. Rimani qua perché non è finita. Allora, invito il fotografo, anche questo che passa il video a venire qua. Ci sono i giovani, i nostri ragazzi anche dei partiti, che adesso vi distribuiranno, se non l'hanno già fatto, i banner a tre. Tutti dovete prenderne uno. Sono lì adesso i ragazzi. Magari mischiatevi lì, se vedo che qua avete tutti quelli insieme. Un po' per uno anche in fondo, eh. Adesso facciamo una cosa carina, anche perché insomma, Alessandro ha sempre tante idee e quindi poi tutto questo andrà sui social network, sul sito di Mario, per cui anche voi avrete la possibilità di condividere e poi adesso diamo direzione, certo. Mario, vieni qua per favore, vieni. A lui davanti? Va bene. Allora adesso, appena tutti avete il banner, vi chiederemo gentilmente di alzarlo, come si suol dire, a favore di macchine fotografiche e telecamere. Anche uno a Mario, eh? Ok, su tutti, il occhio è fantastico. Tutti insieme un bel Mario, 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 Mario,
allora, prima l'appuntamento, domani mattina, ore 10.30, 10.40. Per favore, con amici vicini di casa, compagni di viaggio come dico sempre, gli animali da sé, naturalmente opportunamente attrezzati, ci vediamo a Villa Olmo. Passeggiata? No, chi vuol correre, corre, eh. Con Elena abbiamo previsto un servizio di emergenza nuovo. Passeggiata tutti insieme. La passeggiata ha un significato molto comunale, quindi si chiacchiera, ci si conosce, si sta tutti dalla stessa parte, ci si prepara a una fase delicata. Chiudo ricordando questa cosa, poi ce ne andiamo, siamo stati esattamente dei tempi anche senza aria condizionata, boicottaggio. No, succede. Pochi giorni, non è l'inizio della poesia, sembrava, per decidere se le nostre idee sono quelle giuste, pochi giorni per convincere gli altri delle nostre idee perché siamo convinti che siano quelle giuste, pochi giorni per vivere un'esperienza che comunque vada e comunque sia resterà nella testa e nel cuore di ognuno di noi. Pochi giorni perché quello che abbiamo deciso sia una speranza per questa città dal nostro punto di vista diventi realtà. Se in questi pochi giorni saremo insieme capaci di fare questa cosa, avremo la possibilità di trascorrere molti giorni insieme per farne tanti altri. E allora, prima è stata usata, non è la prima volta, ed è importante che venga usata, la parola orgoglio, un termine positivo, ampio, che deve diventare non del singolo, ma di una comunità. Noi oggi rappresentiamo la comunità. Ognuno di voi è un tassello indispensabile per questa comunità. Prima vi dicevo delle emozioni, le abbiamo vissute tutti, le descrivevo molto rapidamente, no? Quando ti viene quella cosa nella pancia, chissà se oggi mi dice che esce con me, vediamo chi si chiama fuori, non telefona. Sarà mica andato con un altro. È scattata la censura. Guardate che noi facciamo la differenza perché ci emozioniamo. Pensateci. Perché se noi chiamiamo che quello che sta seduto vicino a voi, magari neanche lo conoscete adesso, tra poi lo presenterete, perché siamo tutti, si diceva una volta, sulla stessa barca, poi oggi ho visto che hanno condannato Schettino, non lo dico. Siamo tutti nella stessa parte. Io di là sapete che non vedo il nemico, vedo l'avversario lo contrasteremo, e io credo di dover dire abbiamo l'intenzione di batterlo. Abbiamo l'intenzione di batterlo. Non sarà facile. E guai se fosse facile, perché se no non avrei neanche bisogno di stare qui a sudare per raccontare queste cose, era facile. Ma una cosa facile non dà la stessa soddisfazione. E anche qui potremmo tornare alle emozioni di cui non vi parlo più perché sennò vi faccio piangere come di te. Io ci credo in voi, eh? Adesso decidete se voi credete in me e tutti crediamo al nostro stare insieme. Mario Lavesina. Allora, appuntamento a domani, intanto Mario, restandovi da altra maniera.
è una M, per domani. Se la taglia un po' piccola, allora domani la regali a chi verrà all'appuntamento a Villa Olmo. Deciderai tu, magari con l'autografo, a chi regalarla domani mattina, va bene? Grazie anche agli ospiti che sono intervenuti in questo dibattito, grazie a tutti voi, buona continuazione, buon fine settimana, a presto, grazie, ciao a tutti.